È evidente, come avviene in tutti i concorsi, ma qui se ci pensate a De André, la canzone di De André Don Raffaele, che risale a più di 20 anni fa, quando diceva ho fatto 20 concorsi, 200 ricorsi, già c'era l'idea che al concorso sono già pronto perché c'è sempre l'avvocato amministrativista che vuole intervenire e ha necessità anche lì di raccogliere clienti per poter sostenere errori che l'amministrazione rispetto alla normativa può aver commesso. Quindi sono stati 11 punti contestati, 10 sono stati respinti completamente, uno che vede, questa è notizia pubblica, quindi la presenza come commissari su 360 commissari di tre persone, quali due, a detta della leggendo la sentenza, avevano svolto nell'anno precedente, all'inizio del concorso, corsi di preparazione per il concorso, e la normativa lo vieta. Però noi abbiamo le carte dove loro ci scrivono che invece non ce l'hanno. E l'altro è quello di un sindaco che, rivestendo cariche politiche, teoricamente non avrebbe potuto anche lì essere commissario, ma lì abbiamo già sentenza della Corte Costituzionale che dicono che era legittima la sua posizione. Ecco che allora noi immediatamente abbiamo avviato il ricorso al Consiglio di Stato e vi dico già subito che il 10 luglio verrà dibattuto, quindi oggi è il 4, 5, 6, ma è perso anche il tempo, 4. Quindi l'obiettivo è Quindi salvare il tra concorso. 6 giorni io ho il dovere di intervenire. Beh, è una domanda che richiederebbe molto tempo, comunque sia è sempre migliorabile e quindi noi stiamo lavorando in questa direzione per riqualificare ancora di più un sistema che ha bisogno di riconquistare da questo punto di vista rispetto, attenzione e soprattutto anche cura nei piccoli dettagli che governano la vita quotidiana dei nostri insegnanti che svolgono una funzione importante per la formazione dei nostri studenti. I dati che abbiamo non sono certo incoraggianti a questo punto di vista, però ci spingono a migliorare questa classifica, però anche da questo punto di vista ricordiamoci che le statistiche vanno anche interpretate. Ma questo si sta già realizzando, questo si sta realizzando attraverso un partnership tra il mondo dell'impresa e il mondo dell'università, proprio perché è inutile unire il pubblico col privato in funzione di nuove professionalità richieste dal mondo del mercato. E per dare anche lustro e soprattutto qualità e visioni da questa qualità al nostro mondo accademico. Oggi non si può più ragionare in termini, diciamo, territoriali allargati, perché l'autonomia scolastica ha permesso alle scuole di poter sviluppare una propria programmazione, una propria piano d'offerta formativa quasi individuale. È chiaro che come in tante zone d'Italia, in tutte le zone d'Italia, la qualità viene sempre premiata e il lavoro che viene svolto alla fine porta dei risultati.